Buonasera a tutti, dovevamo salutarci un po' meglio, non vi ho fatto gli auguri, anche se poi ci rivedremo domani, però cosa c'è di meglio di un'edizione straordinaria? Perché come avevamo anticipato c'era ormai la chiusura dell'operazione sempre più vicina, si andrà a ratificare dopo il Capodanno. E poi Buchanan diventerà un giocatore dell'Inter, il rinforzo per gli esterni, per le fasce, veloce, che salta l'uomo, classe 99, un bell'innesto che l'Inter segue da tempo, fin dal mondiale dell'anno scorso, quando già si pensava a una possibile sostituzione di Dumfries. Adesso si dividerà con Dumfries la fascia destra, senza dimenticare Darmian, ma anche Pavard, ma lo stesso Bissek, che all'occorrenza potranno dare il loro contributo, però si va a prendere un giocatore veramente rapido, che a picchi da 35 km orari nel campionato belga, più offensivo che difensivo da costruire, e lì spetterà Inzaghi al suo staff cercare di trasformarlo in un perfetto esterno a tutta fascia. Senza dimenticare che Perisic, proprio con questo staff, fece la sua annata migliore, anche meglio del campionato dello scudetto con Conte, prima di andarsene poi in Inghilterra. Buchanan, formula, nessuna difficoltà dalla mancata proroga del decreto crescita, anche lì come avevamo anticipato. 7 milioni, come avevamo detto stamattina, più 3 di bonus. Però prima di ogni cosa mancano 11 iscritti per festeggiare l'anno e andare a 46.000, superare i 46.000 follower. Quindi impegnatevi, ultimo sforzo per il canale che non vi abbandona mai, che vi dà sempre le ultime notizie ancora prima, anzi, che escano le penultime. Quindi un piccolo sforzo per arrivare ai 46.000 follower. Dicevamo 7 più bonus, che saranno circa 3, per arrivare ai 10 che chiedeva il Bruges, che comunque è sceso. Però pensate al Sun, che settimane fa scriveva di 50 milioni del Manchester City, avevo subito detto che era una grandissima fake, e confermata anche dai fatti. Al giocatore un contratto fino al 2028 da 1,5 milioni netto a stagione, senza decreto crescita costerà un po' di più, un milioncino in più, 3 milioni lordi, quindi comunque uno degli stipendi più bassi della rosa per un giocatore da costruire che anche potenzialmente andrà poi in ottica futura prendere proprio il posto di Dumfries, dal momento che ci sono sempre più difficoltà per un suo rinnovo, anche perché non ci sarà più il decreto crescita e dunque dovrai pagarli tutti quei soldi in più. Lui ne chiede addirittura 5 e mezzo, al lordo ti costerebbe 11. Quindi capite anche l'esborso che sarebbe per la società. Col decreto crescita, se si fosse riuscito a fare come con Darmian e Mkhitaryan a chiudere entro la fine dell'anno, avresti pagato molto molto meno. Che giocatore è Buchanan? È un giocatore che salta l'uomo. L'abbiamo detto, molto rapido, agile, offensivo, che può dare, strappare, cambiare le partite. Nell'intervista a Tuttosport di una vecchia gloria del Bruges diceva che si fa un po' condizionare dai falli subiti, è un po' litigioso, anche qui da migliorare, da crescere poi dal punto di vista tattico in fase difensiva, però anche può permettere, come diciamo stamattina, un eventuale cambio di modulo. Puoi provare anche il 3-4-3 con lui esterno destro, magari allargare Thuram a sinistra e mettere Lautaro punta centrale, per dire, per scombinare, per trovare anche un piano B
che possa sorprendere gli avversari, il giocatore, non appena verranno, diciamo, chiusi tutti, definiti gli ultimi dettagli, già da dopodomani, passato il Capodanno, potrebbe arrivare già il 3 di gennaio e poi starà Inzaghi valutarlo, e se tutta la documentazione, gli annunci, le firme arriveranno per tempo, potrebbe già anche essere convocato per la gara con il Verona dell'Epifania, ore 12:30. Inzaghi spera anche di riavere per quella partita Di Marco e soprattutto Lautaro Martinez, che sembra dovercela fare, quindi vi diamo un'altra buona notizia. Adesso vi lascio a un piccolo regalo, l'ultimo allenamento dell'anno ieri, prima di 2 giorni di riposo decisi da Inzaghi per dare anche un po' di stacco ai suoi giocatori, visti molto molto stanchi contro il Genoa. Chiudiamo poi in bellezza con i fuochi d'artificio della Curva Nord a Genova prima della partita, quindi video totale. Consentitemi però di fare le mie condoglianze, e purtroppo oggi è arrivata una bruttissima notizia: un caro amico non c'è più, mio caro amico Paolo, qualcuno lo conosceva sui social come Plexitube Gallarate, era quello che aveva inventato e costruiva le teche che contenevano le maglie che venivano anche date ai giocatori dell'Inter, le vecchie glorie, quando venivano premiate prima delle partite. Lo stesso Totti, quando al suo addio era una delle sue teche a salutare il capitano della Roma, un amico che se n'è andato via questa mattina. Facciamo le condoglianze alla famiglia, agli amici. Una brutta notizia che proprio in questa giornata di fine anno non ci voleva. Vi faccio i miei migliori auguri, sempre festeggiate con la testa, mi raccomando, sperando che il 2024 sia migliore in tutti i sensi, anzi, diciamo, stellare. Stellare, e adesso un po' di pinetina e poi fuochi d'artificio. Buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie, soprattutto a chi è solo, sperando anche in un anno di pace, senza più guerre né conflitti, e anche qua speriamo un po' più di amicizia, serenità su YouTube, più rispetto, meno dissing, meno insulti, che sono veramente di cattivo gusto. Auguri con il cuore, firmato dal tè caldo più famoso di YouTube, che non manca mai. Grazie a tutti. Io bene a lui, non è vero? Ce l'hai in faccia proprio. Lo chiamiamo Corona, facciamo un servizio fotografico. Grazie. Grazie. Grazie mille, Carlos. Fai la foto, girati. Fabio, la foto. La foto, Fabio. Fabio. Cazzo, ieri più bella bocca. Ma sei di nero? Credo, ieri sono rilassato un pochettino però, eh? Grazie. 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 Io sono rilassato un pochettino però, eh? Grazie. 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 Grazie.